10 giugno 1940, 70 anni fa. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Quante volte abbiamo ascoltato queste parole? Quante volte abbiamo sentito l'urlo della folla che, in questa chiara sera d'inizio estate, appare festosa, plaudente, come ammaliata, ma soprattutto ignara, forse cieca, del baratro in cui sta per essere gettata. 5 anni di guerra, sangue, odio, violenza, distruzione, disperazione. 485.000 morti, 397.000 i maschi, 47.000 le donne, 40.000 coloro che non sopravvivranno per i postumi della guerra dopo il 1945, 320.000 gli invalidi. Distrutti 1.800.000 edifici, 28.000 chilometri di linee elettriche, 42.000 chilometri di strade, 7.000 chilometri di ferrovie, 19.000 ponti, 910 acquedotti. E questa guerra ve l'abbiamo raccontata tante volte. Veramente nessuno immagina cosa sta per accadere. Veramente, gran parte dei nostri padri, dei nostri nonni pensavano che il duce del fascismo li avrebbe condotti all'audace conquista di nuove terre, nuovi imperi, nuovi mari. Come si è potuti arrivare a questo 10 giugno di 70 anni fa? Questa sera vogliamo raccontarvi come ci siamo arrivati. Vogliamo raccontarvi l'abilità, la forza, la penetrazione della propaganda fascista. Una macchina intelligente, potente, onnipresente, ideata, organizzata e finalizzata alla conquista e al mantenimento del consenso. Una macchina perfetta che censura e crea miti, irregimenta e regala sogni impossibili. Reprime e disegna grandiosi scenari, nasconde la realtà e illude gli uomini, generando un consenso artefatto che ha portato a quella sera di giugno di 70 anni fa. Una lunga marcia durata 20 anni. Su tutto e su tutti, lui, il Dux, l'uomo del destino, dagli infiniti volti. Pater populi, pater famiglie, amante leggendario, eterno sportivo, cavallerizzo, tennista, schermitore, sciatore, nuotatore, motoscafista, motociclista, campione della modernità, pilota, macchinista, trattorista, invincibile condottiero, generale, ammiraglio, aviatore, primo maresciallo dell'impero. E in tanti, come ammaliati, gli hanno creduto e lo hanno seguito. Lo hanno seguito, tragicamente, fino a questa chiara sera di giugno di 70 anni fa. Vincere! Fino alla guerra che segnerà, probabilmente, la ferita più profonda e dolorosa nei 150 anni della storia d'Italia. Non so.
buono. Tutto bene? Siete bravi? Sì o no? Allora, vediamo un po' se nella nuova scuola avete imparato bene le tabelline. Una legge che riguarda tutti i reati, non riguarda solo il futuro, ma riguarda anche i processi penali in corso. Per esempio, se il provvedimento verrà poi approvato alla Camera, verranno dichiarati chiusi senza sentenza processi come quelli sul crack di Cirio Parmalat, le morti bianche della ThyssenKrupp, ma anche il processo Mills e Mediaset che vedono imputato il Presidente del Consiglio per corruzione e per frode fiscale. Be Italian, when you hold me, don't just hold me, but hold this. Popolo italiano, per voi ho un'impresa epica: trovare il più piccolo italiano di tutti i tempi. Qual è la capitale d'Italia? Roma! Molto bene, benissimo. Allora, una mano quante dita ha? 5! È una domanda difficile, ma avete risposto bene. Due mani quante dita hanno? 10! Complimenti. State attenti perché questo è più difficile. E 10 mani quante dita hanno? Bravissimi! Rispondono tutti 50. È la prima volta che sento una risposta esatta così in fretta. Signora Preside, tanti complimenti anche a tutte le insegnanti. Siete bravissime. O vi avevano preparato di già? 24 per 4. 4 per 4, 8. 4 per 2, 12. 128! Non ci sono leggi ad personam, c'è una giustizia contra personam, e lo diciamo ancora una volta a voce alta. Giobbe aveva un po' di preoccupazione quando Dio ce l'aveva con lui e tutti dicevano: ma guarda che fa Dio. Alla fine Giobbe disse: ho fede per la giustizia, ma non amore per la giustizia. Detto un ex ministro della giustizia, e quanto di massimo, diciamo, di responsabilità, ma anche come dire, di rendersi conto della incomprensione che a volte alcuni giudici hanno rispetto ai fatti, rispetto alle persone. Grazie Clemente. Queste sono elezioni politiche regionali e quindi possono esserci alleanze diverse regione per regione, proprio per la loro natura. Ciò non significa che noi rifiutiamo la logica di chi vuole abbattere un bipolarismo che ormai è nella pancia degli elettori. Ho toccato il pacco di Beckham. Cosa posso dire? È piccolo Beckham! Please, let us check! You joke, Steve! How did you do it? What did you use? Cotton. Adesso vi faccio una domanda più difficile. Pensate che il signor Silvio Berlusconi sia un buon presidente? Sì. Va bene, allora daremo il voto anche ai bambini dai 5 anni in su. Va bene.